21 giugno, San Luigi Gonzaga, un santo di cui per motivi contingenti io sono particolarmente devoto, infatti Aliano, il paese, il comune meglio da cui io provengo, era un feudo dei Gonzaga e furono proprio loro ad introdurre la devozione nel paese, una devozione fiorentissima da sempre, verso questo loro parente che è uno dei santi più amati e più grandi della storia della Chiesa. È il patrono dei giovani, infatti egli consumò la sua breve esistenza ad appena 23 anni e morì ucciso dalla peste, poiché egli non volle rifiutarsi di lasciar morire per strada un appestato, se lo caricò addosso e lo portò nel riparo, nell'ospedaletto, nel lazzaretto, dove venivano curati questi infelici, molte volte già moribondi, e quindi contrasse anche egli il letale morbo e morì il 21 giugno 1591. Era nato il 9 marzo 1568. Il padre era Ferrante Gonzaga, marchese di Castiglione delle Stiviere, principe del Sacro Romano Impero. E naturalmente egli era il primogenito, quindi fin dall'infanzia fu educato all'arte della guerra. Il padre gli fece fare una piccola armatura, un piccolo archibugio a misura su di lui. Tutto doveva educarlo a diventare a sua volta un condottiero, un marchese, un principe. Frequentò le corti più importanti dell'epoca. Fu a Mantova, dove conobbe e giocò con la futura duchessa Eleonora. Fu a Firenze, dove conobbe Maria dei Medici, futura regina di Francia, ma fu paggio di Filippo III durante il regno di Filippo II in Spagna, il regno più glorioso e importante dell'epoca. E proprio in Spagna egli comprese, quando era paggio del principe erede, comprese che la vita di corte, la vita militare non era per lui. Egli voleva salvare la propria anima, voleva entrare tra i gesuiti, voleva consacrare la sua verginità a Dio. E da quel momento iniziò una vita straordinaria di penitenza, che si intensificò dopo la sua prima comunione che egli ricevette all'età di 12 anni per mano di San Carlo Borromeo a Brescia. Si trovava a Brescia, ospite dei signori del luogo, e passò San Carlo Borromeo che lo comunicò per la prima volta. E quindi, dopo tante rimostranze da parte soprattutto del padre, Don Ferrante Gonzaga, ma anche della madre, Donna Marta Tana, che apparteneva a una nobilissima famiglia di origine spagnola, ma la madre era anche però una donna molto dolce e devota, a differenza del padre, che pur essendo credente era brusco e tagliente nei suoi modi. Ebbene, il 23 di aprile 1585, giorno di San Giorgio, egli redasse il testamento in cui rifiutava la corona del marchesato per entrare tra i gesuiti in favore del fratello Rodolfo. E in tutto il suo stato, in tutto il suo principato, si diceva tra i poveri: non siamo stati degni di avere un principe tanto santo, perché si conoscevano già le sue penitenze, le sue preghiere, il candore della sua innocenza, perché mai probabilmente aveva commesso un solo peccato mortale. Quindi entra tra i gesuiti e lui rifiuta ogni privilegio, pur appartenendo a una delle famiglie più importanti del mondo. E vuole essere trattato come gli altri, vuole mimetizzarsi in mezzo agli altri. Ma se questo avviene sul piano della nobiltà, non può avvenire sul piano della santità, perché egli emerge come
una vetta al di sopra della pianura rispetto ai suoi compagni di seminario, di collegio. E quindi egli prega, fa penitenze supplementari, egli vive ogni giorno come l'unico, come il primo e come l'ultimo della sua vita. Una volta il maestro dei novizi chiese a tutti: che cosa fareste voi? Era il tempo della ricreazione. Che cosa voi fareste se sapeste che fra un'ora c'è la fine del mondo? Tutti, chi risponde: io andrei in chiesa, io direi il rosario. Invece Luigi, che aveva fatto ogni cosa nel suo momento giusto, risponde: io continuerei a fare ricreazione. Faceva la comunione tutte le volte che il confessore glielo permetteva e la faceva precedere da una settimana di preparazione e la faceva seguire da una settimana di ringraziamento. Ricevette solo gli ordini minori, non fece in tempo a diventare sacerdote e quindi è morto da seminarista, potremmo dire da chierico, è rappresentato con la cotta e con il giglio. La cotta e la talare indicano che non era ancora consacrato sacerdote, non aveva ricevuto né il suddiaconato né il diaconato né il presbiterato, ma aveva solo ricevuto, come si usava allora, i cosiddetti ordini minori, e il giglio indica il candore della sua purezza. Questo ritratto è particolare. È particolare perché fu eseguito e dipinto su indicazione della madre in occasione della sua beatificazione. Quindi la madre, donna Marta Tana, ebbe la gioia di assistere alla beatificazione del figlio. Si inginocchiò la madre davanti a questo ritratto, il ritratto del figlio. E morì, dicevo, in un eccesso di carità, poiché era giunto a delle altezze spirituali inimmaginabili. Diede la sua vita per un appestato, nella cura degli appestati. Allora, esempio di purezza, esempio di innocenza, esempio di carità. La preghiera che si recita di colletta il giorno di San Luigi è bellissima e voglio concludere con questa preghiera. O Dio, fonte di ogni bene, sorgente di ogni carisma spirituale, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, concedi a noi per le sue preghiere e per i suoi meriti che, se non lo abbiamo imitato sulla via dell'innocenza, se non lo abbiamo seguito sulla via dell'innocenza, lo imitiamo almeno sulla via della penitenza evangelica. Per Cristo nostro Signore.